premeditato è il delitto più grave di cui si occupino le nostre corti d'assise. Avete ascoltato i testimoni, vi è stato illustrato il codice per quanto si riferisce al presente caso, e ora il vostro dovere è concentrarvi e cercare di separare i fatti dalla fantasia. Un uomo è morto, la vita di un altro è in gioco. Se esisterà nelle vostre menti un solo dubbio circa la colpevolezza dell'accusato, allora voi dovete emettere un verdetto di innocenza. Se però tale ragionevole dubbio non sussiste, allora voi dovrete in coscienza dichiarare che l'accusato è colpevole. Qualunque sia la vostra decisione, il verdetto deve essere unanime. Nel caso che voi dichiariate l'accusato colpevole, la Corte respingerà qualsiasi raccomandazione di clemenza. La sentenza di morte sarà senz'altro esecutiva. Vi si affida una grave responsabilità. Grazie, signor giovane. Prego, signori, da questa parte. La vuole una bella notizia? Oggi ha sentito le previsioni del tempo. Questa sarà la giornata più calda dell'anno. Pensavo che questi posti avessero l'aria condizionata. In aula, ancora voi, morire. Bene, signori, siamo tutti presenti. Se ci occorre qualcosa, c'è la guardia qui fuori. Basta che bussiamo. Qui è tutto a posto. Non ho mai saputo che ci chiudessero dentro. Certo che ci chiudono dentro, ma le pare? Non so, non ci ho mai pensato. Presidente, quelle perché sono? Ho pensato che magari volevamo votare. Splendida idea! E magari l'hai eleggiato senatore? Che le è sembrato? Non lo so, è abbastanza interessante. Ah sì? Io mi stavo addormentando. Beh, è la prima volta che faccio parte di una giuria. Davvero? A me è capitato parecchie volte e ogni volta mi chiedo come facciano questi avvocati a parlare, anche in un caso ovvio come questo. Mai sentito chiacchierare tanto a bambera? Beh, direi che ne hanno il diritto. Sì, certo, ci mancherebbe. Tutti hanno diritto a un processo equo, è la legge. Però, guardi, lungi da me il non essere d'accordo, ma credo che a volte faremmo meglio a prendere questi teppistelli e gonfiarli di botte prima che combinino dei guai. Risparmieremo tempo e denaro. Ehi, che direbbe di cominciare? Sì, cominciamo. Facciamo in fretta, abbiamo tutti altro da fare. Volevo aspettare qualche minuto, c'è il signor anziano in bagno. Dobbiamo sederci in ordine di numero? Non lo so, vediamo. È una bella vista, no? Che gliene pare per caso? Sembrato molto interessante, niente punti morti. Capisce cosa voglio dire? Viene da me. Siamo stati fortunati a beccarci un omicidio. Pensavo fosse un furto, un scasso o un'aggressione. Quelli sì che sono noiosi. Ma quello che si vede non è il grattacielo della Woolworth? Sì. Ma che buffo! E tutta la vita che abito qui non ci sono mai stato. Che palle, stiamo solo perdendo tempo. Se lo immagina starsene chiusi qui 3 giorni per una roba del genere. E tutta quella storia del coltello? Andiamo, come se gente adulta e vaccinata potesse credere a quelle stronzate. Ma del resto c'era da aspettarselo, vista la situazione. Immagino di sì. Il clacson funziona, controlli i fari. Si è preso un bel raffreddore. Coi fiocchi, i raffreddori estivi sono i peggiori. Quasi non riesco a toccarmi il naso, è presente? Sì. Che dite se faccio funzionare questo affare? Che bello, il ventilatore non funziona. Qualcuno scriva al sindaco. Carissimo Spinocchio. Ci faccia dare un'occhiata. No, ha ragione, non funziona. Mi scusi, non ho fatto in tempo a dare un'occhiata ai giornali. Qualche novità? Volevo vedere come ha chiuso la borsa. Ah, non ho idea. Lei lavora in quel campo? Sono un agente di cambio. Io ho un'agenzia di recapiti. Ecco qua, guardi. Ecco, presto fatto, il nome l'ha trovato mia moglie. Ho 37 dipendenti e pensi che sono partito da zero. Signor Presidente, che ne direbbe di cominciare? Sì, spero che ci sbrighiamo. Stasera ho i biglietti per la partita. Yankees Cleveland. Abbiamo un nuovo lanciatore, Modelieschi, o qualcosa del genere. È un fenomeno, quel ragazzo. Come il manico di una brocca. Lei è la tifosa sfegatata, eh?
Dove vuole che ci vediamo? Come ha suggerito la signora, in base al numero attribuito ad ogni giurato, 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Siete d'accordo? Che differenza fa? Mi sembra giusto che ci seguiamo per ordine di numero. Va bene. Basta che facciamo in fretta. Sì, intrighiamoci. Il numero 3, ecco qui, lei 4, vero? Che impressione le ha fatto? Voglio dire, che impressione le ha fatto l'avvocato dell'accusa? A me è sembrato un tipo tosto, per come ha messo in fila tutte le sue argomentazioni, una dietro l'altra, tutta in una sequenza logica, e ci vuole una bella testa. Mi ha colpito. Sì, ha fatto un atto d'esperto. Ed aveva anche grinta, eh? Una bella grinta. Va bene, comincia lo spettacolo. Sì, ciao. Che ne direbbe di sedersi? Il signore alla finestra, che ne direbbe di sedersi? Sì, così cominciamo. Forse. Ecco, il suo posto è quello, guardi, il numero 8. Lì. Difficile immaginarselo, eh? Un ragazzo prende e ammazza il padre, bang, come se niente fosse. Beh, si analizza le statistiche. Che statistiche? È colpa di quella gentaglia, creda a me. In quei posti i ragazzi li fanno crescere come dei selvaggi. E che le devo dire? Gli sta bene, eh? Lei è tifosa degli Yankees? No, Milwaukee. Milwaukee? E come farsi prendere la martellata in testa tutti i giorni? Scusatemi. Che ha? Lo chiedo a lei. Cos'ha? A parte una resa? Il suo posto è quello. Mi vuoi. Bene, signori, siete liberi di gestire le cose come volete. Non voglio dettare nessuna regola. Stia attento. Un modo sarebbe quello di discutere prima e poi votare. Oppure possiamo votare subito. Non ho altro da dire. Penso che di solito si faccia una votazione preliminare. Sì, votiamo, sì, così sì, magari ce ne andiamo tutti qualche sì, casa. Sì, sì, sì. Dipende da noi. Ricordiamoci che ci stiamo occupando di un omicidio di primo grado. Se votiamo colpevole, mandiamo l'accusato sulla sedia elettrica. Non c'è nessun'altra possibilità. Questo lo sappiamo tutti. Su, sì, votiamo. Sì, sì, così vediamo a che punto siamo. Sì. C'è qualcuno che non vuole votare? Bene. Il voto deve essere unanime, in un senso o nell'altro. È la legge. Siamo pronti? Tutti quelli che votano colpevole, alzino la mano. Adesso sappiamo a che punto siamo. Cristo santo, ce n'è sempre uno. E allora che facciamo? Penso che dovremmo parlare. Ma Cristo santo! Lei davvero crede che sia innocente? Non lo so. Cerchiamo di ragionare, lei era in aula. Ha sentito esattamente le stesse cose che abbiamo sentito noi. È evidente, è un pericoloso assassino quell'uomo. Un uomo, ha 16 anni. Beh, è grande abbastanza. Certo. Ha accoltellato il padre. Gli ha ficcato 10 centimetri di coltello nel petto. Mi pare ovvio. A me è sembrato evidente fin dal primo giorno. Ma certo, lo è per tutti. Certo. Secondo me è un caso risolto in partenza. L'hanno provato in una dozzina di modi. Vuole che le faccia lei? No. Allora cosa vuole? Ma voglio soltanto che ne parliamo. Che c'è da parlare? Qui siamo in 11 a essere d'accordo. Nessuno ci ha pensato su due volte tranne lei. Le voglio chiedere una cosa. Crede alla sua storia? Non lo so se ci credo o no. Forse no. E allora perché ha votato non colpevole? C'erano 11 voti per colpevole e per me non è così facile alzare la mano e mandare a morte un ragazzo senza neanche averne parlato. E chi le dice che per me invece è facile? Ah, nessuno. Solo perché ho votato rapidamente, io penso che sia colpevole. E lei non mi farà cambiare idea, neanche se parla per cent'anni. Non sto cercando di farle cambiare idea. Insomma, qui stiamo parlando della vita di una persona, non possiamo decidere in 5 minuti. E se ci sbagliassi? Se ci sbagliassi? Se il palazzo mi cadesse in testa, tutto è possibile, no? Esattamente. Che differenza fa quanto ci mettiamo? Siamo tutti sinceramente convinti che sia colpevole. Che male c'è se ci mettiamo solo 5 minuti? Ma prendiamoci un'ora, la partita non comincia prima delle 8. No, un'ora. Va bene, se le va di perdere tempo si accomodi. Va bene, allora c'è qualcuno che ha da dire qualcosa? Lei? Io? No. Io sono d'accordo a prenderci un'ora. Fantastico! E passiamola quest'ora! C'è, ieri sera me l'hanno raccontata una proprio buona. C'è una donna che arriva di corsa nello studio del medico, nuda fino a... Non siamo qui per questo. Benissimo, e allora me lo dica lei. Che ce ne siamo seduti qui a fare? Forse non c'è motivo, non lo so. Sentite, quel ragazzo ha preso calci per tutta la vita. Sapete quello che voglio dire? Ha vissuto in una topaia.
Sua madre è morta quando aveva 9 anni, ha passato 1 anno e mezzo in un orfanotrofio, mentre il padre era in galera per falsificazione di banconote. Non è un gran bel modo di cominciare, ha passato 16 anni di vero schifo. Penso che forse, almeno, qualche parola gliela dobbiamo, tutto qui. Senta, caro signore, glielo dico chiaro e tondo, non gli dobbiamo proprio un bel niente. Ha avuto un processo equo, no? Quanto pensa sarà costato il processo? È stato fortunato ad averlo, se mi capite. Siamo tutti adulti e vaccinati, qui abbiamo sentito i fatti. E allora non ci venga a dire che dobbiamo credere al ragazzo, visto quello che è. Senta, io con quelli della sua isma ci ho vissuto tutta la vita. Non c'è da credere una sola parola di quello che dicono. Sono nati bugiardi. Improvvisamente ho capito che lei deve essere una grande ignorante. Come? Che sta dicendo? Pensa di avere il monopolio della verità. Ne vuole fare un caso federale, guarda questo. Credo che a questa signora bisognerebbe spiegare un po' di cose. Va bene, non è domenica, possiamo fare a meno dei sermoni. Monopolio, Cristo santo! Se dobbiamo discutere del caso, teniamoci ai fatti. Giusto, abbiamo un lavoro da fare, facciamolo. Forse il signore lì, che non è d'accordo, potrebbe spiegarci perché. Insomma, dici cosa pensa, così possiamo fargli vedere dov'è che probabilmente sbaglia. Sì, va bene, sentiamo. Facciamolo parlare. Sì, sì. Vuol vedere alcuni dei miei disegni? Ecco qua. Riso soffiato, questo è uno dei prodotti di cui mi occupo nella mia azienda. Colazione, colazione. Quello slogan l'ho inventato io. Molto invitante. Per favore. Mi scusi, ma ho l'abitudine di scarabocchiare, mi aiuta a pensare meglio. Stiamo cercando di arrivare da qualche parte, potremmo restare qui in eterno. Ha ragione, mi scusi. Sentite, a me viene in mente una cosa così, sto pensando ad alta voce. A me sembra che siamo noi a dover convincere questo signore che lui ha torto e noi ragione. Forse se ognuno di noi dicesse la sua in un paio di minuti potremmo... Cioè, stavo solo pensando così. No, 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 mi sembra una buona idea. Potremmo fare un giro di tavolo per ordine di numero. Come mi pare, basta che ci sia. Sì. Va bene, forse. Dunque la prima è lei. Ah. Sì, si alzi. Beh, è difficile esprimerlo a parole, solo che io penso sia colpevole. Penso sia stato chiaro sin dall'inizio, insomma, nessuno ha provato il contrario. Nessuno lo deve fare. Portare le prove a carico è compito dell'accusa. L'imputato non deve neanche aprire bocca. È scritto nella Costituzione, se per caso ne ha sentito parlare. Certo che ne ha sentito parlare, la conosco. Quello che volevo dire è che, insomma, è colpevole. C'è qualcuno che l'ha visto mentre lo faceva. Questo è quello che penso io, e non c'è nulla di personale, mi attengo ai fatti, Presidente. Certo. Prima di tutto c'è il vecchio che abita al secondo piano, esattamente sotto la stanza dove è avvenuto l'omicidio. Certo. La notte del delitto, a 10:30, ha sentito dei rumori forti, ha detto che sembrava una rissa, eh? E poi ha sentito il ragazzo che gridava "ti ammazzo", e un secondo dopo ha sentito un corpo cadere. È corso alla porta per andare a vedere che cosa succedeva e ha visto il ragazzo che scappava giù per le scale. E usciva dall'edificio di corsa. Poi ha chiamato la polizia e quando sono arrivati hanno trovato il padre con un coltello piantato nel petto. E il medico legale ha stabilito che l'ora del decesso era intorno a mezzanotte. Esattamente, questi sono i fatti, non li si può negare, vero? Quel ragazzo è colpevole. Guardi che anch'io ho dei sentimenti come tutti voi. So benissimo che ha soltanto 16 anni, ma deve pagare lo stesso per quello che ha fatto. Sottoscrivo. Ad ogni modo la storia che ha tirato fuori il ragazzo per me è assolutamente assurda. Sostiene che all'ora del delitto era al cinema, ma un'ora dopo non si ricordava che film aveva visto e chi ci recitava. Giusto, non le pare possibile. Nessuno l'ha visto entrare e uscire dal cinema. Poi c'è la donna dall'altra parte della strada. Con una testimonianza così, di che altre prove abbiamo bisogno, eh? Giusto, è lei che ha visto materialmente l'omicidio. Manteniamo l'ordine, per favore. Un attimo solo. Beh, dunque allora parlo io. C'è una donna che sta a letto e che non riesce a dormire. Sta morendo dal caldo, avete presente? Comunque guarda fuori dalla finestra e proprio dall'altra parte della strada vede il ragazzo che accoltella il padre. Esattamente a 10:30. Tutto torna, conosce il ragazzo da sempre. Alla finestra, proprio davanti alla sua dall'altra parte dei binari. E giura di averlo visto mentre lo faceva.
attraverso i finestrini di un treno che passava sulla sopraelevata. Esatto! Non c'erano passeggeri sul treno, lo stavano solo spostando ad un'altra stazione e le luci erano spente, ve lo ricordate? Sì. E in aula hanno provato che di notte, se le luci sono spente, si può guardare attraverso i finestrini del treno e vedere che cosa succede dall'altra parte. Le vorrei chiedere una cosa. Provato. Sì, prego. Lei non crede al ragazzo, e allora come mai crede alla donna? Anche lei fa parte di quella gentaglia, non è così? Lei si crede tanto furbo, vero? Manteniamo la calma. Perché fa tanto il saccente? Sa che le dico! Va bene, si segga, non gli dia la soddisfazione di arrabbiare. Adesso calmiamoci, cerchiamo di mantenere un'atmosfera serena. Lei, che cosa ne pensa? Dunque, passo. Come vuole. Il prossimo, lei? Non lo so, ho cominciato a farmi un'opinione su questo caso fin dalle prime. Cioè, cerchiamo il movente, è molto importante. Senza movente praticamente non c'è caso. Giusto. Poi la testimonianza di quelle persone che vivono sullo stesso pianerottolo dall'altra parte, di dove vive il ragazzo, quella mi è sembrata molto interessante. Non parlavano di una lite fra il padre e il figlio? Sì. Non so, potrei sbagliare, verso le 7? Erano le 8. Esatto, le 8. Hanno sentito una lite ma non hanno capito a proposito di cosa. Poi hanno sentito il padre che colpiva il ragazzo due volte e alla fine hanno visto il ragazzo che usciva di casa tutto arrabbiato. Che cosa prova? Ma non che provasse qualcosa, ma dà un'idea del quadro. Io non ho detto che provasse. Lei ha detto che forniva un movente per l'omicidio e la pubblica accusa ha detto la stessa cosa. Beh, a me non pare un movente molto valido. Quel ragazzo ha preso talmente tante cose in vita sua che la violenza per lui è praticamente la norma. Non vedo come un paio di schiaffi abbiano potuto indurlo a commettere un omicidio. Avrebbero potuto essere due di troppo. Nient'altro? No. Tocca a lei, allora. Prossimo. Io? Sì. Praticamente è già stato detto tutto. Potremmo stare qui a parlare per l'eternità. Voglio dire, questo ragazzo è stato in galera 5 volte. Guardate la fedina penale. A 10 anni è stato condannato dal tribunale dei minori per aver tirato un sasso al maestro. A 14 era in riformatorio per furto d'auto. È stato arrestato per rapina ed è stato fermato 2 volte per aver tentato di colpire un coetaneo con un coltello. Pare che sia molto bravo nell'uso dei coltelli, proprio un bravo... Fin da quando aveva 5 anni il padre lo ha picchiato regolarmente con i pugni. Lo farei anch'io se avessi il figlio così. Per lei le botte che prendeva non sono un movente per ammazzare il padre? Non lo so, sicuramente sono un movente per essere un ragazzo molto arrabbiato. Sono i giovani di oggi il vero problema. Arrabbiati, ostili, non gli si può dire nulla. Basta vedere come ti si rivolgono. Quando io avevo l'età di quel ragazzo, chiamavo mio padre signore. Signore. Ce lo vedete adesso un ragazzo che chiama così suo padre? I padri non pensano più che sia importante. Ah no, eh? Lei ha figli? 2. Sì? Io ne ho 1. Eccolo qua. Ecco, vedete? Ha 20 anni. Ho fatto tutto quello che potevo per questo ragazzo e con che risultati? Quando aveva 9 anni è scappato per non fare a botte. L'ho visto io. Mi sono talmente vergognato che mi veniva da vomitare. E allora l'ho preso e gli ho detto: ragazzo, farò di te un uomo o ti spezzo in 2 mentre ci provo. Altro che se ci sono riuscito a farne un uomo. Quando aveva 16 anni siamo venuti alle mani. Mi ha dato un pugno in faccia. È bello grosso. Sono 2 anni che non lo vedo. Sei uno schifoso, ecco quello che sei. Uno ci sputa l'anima e poi dopo... Va bene, andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. A me pare che stiamo uscendo fuori dal seminario. Diciamo pure che questo ragazzo è il prodotto di un quartiere schifoso e una famiglia disgraziata. Che cosa ci possiamo fare noi? Noi siamo qui per giudicare se è colpevole o innocente, non per andare a cercare i motivi per cui è venuto su così. È nato nei bassi fondi, e i bassi fondi sono terreno fertile per i criminali. Non è un segreto, lo so io, lo sapete voi. I ragazzi che crescono nei bassi fondi sono una minaccia potenziale per la società. Puoi dirlo forte, fratello. I ragazzi che strisciano fuori da quei posti sono immondizia e io non voglio averci niente a che fare. Lo dico chiaro. Io ho vissuto in uno di quei bassi fondi per tutta la vita.
tutta la vita e curo quell'immondizia all'ospedale di Arlen 6 notti a settimana. Senta lei! La bambina giocava in un cortile che era pieno di spacciatura, magari non ancora la puzza addosso. Signora, io... Cerchiamo di essere ragionevoli. Non c'è niente di personale. È personale come invece? No, no, no signora, invece. Non parlavano di lei. Non cerchiamo di non essere così suscettibili. Una suscettibilità comprensibile. Va bene, adesso smettiamola di litigare. Su, allora tocca a lei. Non pensavo di far parte del giro. Credevo che l'idea fosse che voi 11 cercaste di convincere me, non era così. Sì, è giusto, davvero, me l'ero dimenticato. Ma che differenza fa? È lui che ci tiene qui bloccati. Sentiamo che cosa ha da dire. No, un momento. Abbiamo deciso di fare in un certo modo. Atteniamoci a quello che è stato stabilito. Ma smetta di fare il bambino. Bambino, scusi, cosa intendi? Lei che pensa? Bambino, bambino. Solo perché cerco di fare in modo che ci sia un po' di organizzazione. Senta, lo vuole fare lei? Si siede e si prenda la responsabilità. Io me ne sto zitto e la finiamo qui. Perché si scalda tanto? Stia calmo. Non mi dica di stare calmo. Quella è la sedia. Ci pensi lei a far andare tutto liscio? Pensa che sia facile? Prego, si accomodi, signor Presidente. Vediamo com'è brava a governare la barca. Si è mai vista una cosa del genere? Pensa che mi sia divertito. Io mi seguo qui al suo posto, va bene? Che non è una cosa così importante, stia calmo. Ma no, vuole provarci lei. No, lei sta facendo un ottimo lavoro, vero? Sì, nessuno sì, vuole cambiare. Sì. Sta andando alla grande, eh? Sì, via, lanci la palla. Va bene, sentiamo chi deve parlare. Beh, se volete che vi dica subito come la vedo, per lei va bene. Faccia come le pare. Va bene, niente di sensazionale. Ne so quanto voi. Stando alle testimonianze, il ragazzo sembra colpevole, forse lo è. Sono stato seduto 3 giorni in aula a vedere tutti i tasselli che andavano a posto. Sembravano tutti così sicuri che ho cominciato ad avere una strana sensazione riguardo a questo processo. Insomma, non c'è niente di così sicuro. C'erano delle domande che avrei voluto fare, forse non avrebbero cambiato nulla, non lo so. E ho cominciato ad avere la sensazione che l'avvocato del ragazzo non stesse facendo il suo lavoro. Faceva passare troppe cose, magari piccole. Quali cose? Senta, quando quelli non fanno domande è perché sanno già le risposte e pensano che gli si ritorcerebbero contro. Forse è così, ma è anche possibile che un avvocato sia semplicemente stupido. Sembra che abbia conosciuto mio cognato. Continuavo a mettermi nei panni del ragazzo. Credo proprio che avrei chiesto un altro avvocato. Voglio dire, se in ballo ci fosse la mia vita, io vorrei che il mio avvocato i testimoni dell'accusa li facesse a pezzi o che almeno ci provasse. C'era un solo presunto testimone oculare dell'omicidio ed un altro che dice di aver sentito l'omicidio e di aver poi visto il ragazzo che scappava via. C'erano molte prove indiziarie, ma in realtà quei 2 testimoni costituivano l'intero capo d'accusa. E se si sbagliasse? Se si sbagliasse, cosa vuol dire? Allora cosa serve avere dei testimoni? Non possono sbagliarsi. I testimoni hanno giurato sotto giuramento. Cosa sta tentando di dire? Sono soltanto delle persone, le persone commettono errori, non potevano sbagliarsi. No, io non credo. Lo sa per certo. Senta, nessuno può sapere una cosa del genere, non è una scienza esatta. Infatti, non lo è. Va bene, andiamo al dunque. Che mi dice del coltello a serramanico che è stato trovato ficcato nel petto del padre? Un attimo, penso che ci sono persone che non hanno ancora parlato, non sarebbe meglio dare a tutti la possibilità? Possono parlare dopo, quando vogliono. Lei stia zitta un attimo. Ma come se vuole dispiace? Che mi dice del coltello? Il coltello che quel bravo ragazzo tanto per bene ha ammesso di aver comprato la notte del delitto. Parliamo di quello. D'accordo, parliamo. Facciamolo portare qui e diamogli un'occhiata. Io vorrei vederlo di nuovo. Signor Presidente! Ma che serve? L'abbiamo visto di notte. L'ha tirato in ballo lei. Il signore ha tutto il diritto di esaminare i reperti di prova. Il coltello e il modo in cui è stato comprato sono prove importanti, come pare. Vabbè, d'accordo, perdiamo altro tempo. Esaminiamo i fatti uno per volta. Il ragazzo è uscito alle 8 la sera del delitto dopo essere stato ripetutamente preso a pugni dal padre. Non ha detto preso a pugni, ha detto colpito. C'è differenza tra uno schiaffo e un pugno. Dopo essere stato ripetutamente colpito dal padre, si è recato in un negozietto del quartiere dove ha comprato un coltello a serramanico. Non è quello che si può definire un coltello qualsiasi, aveva un manico molto particolare. Infatti il negoziante che glielo ha venduto l'ha riconosciuto subito in aula e ha aggiunto che era l'unico di quel tipo che avesse mai avuto in negozio. Il ragazzo intorno alle 8.45 si è imbattuto in 3 suoi amici davanti a una tavola calda.
In cui ci siamo? Sì, però che se ci siamo, statelo a sentire, lui sì che sa di che parliamo. Il ragazzo è rimasto con i suoi amici per circa un'ora, poi è andato via alle 9.45. È in questo lasso di tempo che hanno visto il coltello. Ognuno di loro ha identificato come arma del delitto quello stesso coltello. Il ragazzo è tornato a casa intorno alle 10 e qui arriviamo al punto in cui le versioni del ragazzo e dell'accusa differiscono. Lui sostiene di essere rimasto a casa fino alle 11.30 e poi di essere andato in uno di quei cinema che sono aperti tutta la notte. È tornato a casa intorno alle 3 o 4 del mattino, giusto in tempo per trovare il padre morto e per farsi arrestare. Allora io mi domando, dove è andato a finire il coltello a Serra Maggiore? La graziosa storiella che si è inventato il ragazzo è che il coltello gli è caduto da un buco della tasca in qualche momento tra le 11.30 e le 3 e un quarto mentre andava o tornava dal cinema e che poi non l'ha più visto. Per me questa signori è una balla. È chiarissimo che il ragazzo non è mai andato al cinema, nessuno del palazzo l'ha visto uscire alle 11.30 e nessuno di quelli che erano al cinema l'ha identificato. Non si ricordava nemmeno i titoli dei film che aveva visto. Quello che per me è successo è che il ragazzo è rimasto a casa, ha avuto un altro litigio con il padre, lo ha colpito a morte a 00:10 con il coltello e poi è fuggito. Si è persino ricordato di pulire le impronte digitali dal coltello. Tutti coloro che sono connessi al caso hanno riconosciuto questo stesso coltello. E ora lei vuol farmi credere che davvero qualcuno l'ha raccolto in strada. È andato a casa del ragazzo, ha coltellato il padre così, tanto per fare lo spirito. No! Sto dicendo che è possibile che il ragazzo abbia perso il coltello e che qualcun altro abbia colpito il padre con un coltello simile. È possibile. Dio un'occhiata a questo coltello. Io non ho mai visto un coltello simile, neanche il negoziante che glielo ha venduto. Ci sta chiedendo di credere, una coincidenza troppo incredibile. Non sto chiedendo a nessuno di crederci, dico soltanto che è possibile. E io dico che non è possibile! Guardate questo coltello, un po' questo manico così, ma l'avete mai visto? E questo da dove sbuca? Cosa? Guardate, è identico! Che cosa sta cercando di fare? Sì, che cosa si sta inventando? Dove ha preso quel coltello? Ieri notte ho passeggiato un paio d'ore, così pensando. Sono passato per il quartiere dove vive il ragazzo. Il coltello proviene da un negozietto di Monte dei Pegni, a 3 isolati da casa sua. Costa $6. È contro la legge comprare o vendere coltelli. Ho infratto la legge. Bravo. Ha fatto proprio un bel giochino, lo sa? Magari adesso ci spiega che cosa crede di aver provato. Magari ci sono altri 10 coltelli così, allora? Magari ci sono. E allora che significa? Coltelli dello stesso tipo. Che cosa ha fatto? La scoperta del secolo. Sarebbe comunque una coincidenza incredibile che un'altra persona avesse ucciso il padre con lo stesso tipo di coltello. Ah certo, ha ragione. Le probabilità sono una contro un milione. È possibile! Ma non molto probabile. Bene, signori, ripetiamoci seduti, non c'è ragione di stare qui a cagare. Però è interessante che abbia trovato un coltello esattamente uguale a quello comprato dal ragazzo. Interessante, che cosa ci trova di interessante? Crede che possa provare qualcosa? No, sto solo parlando. E allora, interessante, stia zitta, no? Tanto per cominciare, perché il ragazzo ha comprato il coltello? Beh, lui sostiene che... Lo so che cosa sostiene, lo so benissimo. Lui sostiene di averlo comprato perché voleva regalarlo al suo amico, ma l'avrebbe fatto il giorno dopo, perché aveva rotto il coltello di quell'altro facendolo cadere in terra. Così ha detto. L'amico ha testimoniato e ha confermato che il ragazzo gli aveva rotto il coltello. Sì, è vero, l'ha confermato. Ma questo era successo quanto tempo prima dell'assassinio? 3 settimane, se non vado errato. E allora come mai il nostro nobile fanciullo ha deciso di comprare il coltello 20 minuti dopo che il padre gliel'aveva suonate e circa 4 ore prima che glielo trovassero ficcato nel petto? Voleva darlo al suo amico, ma prima ha pensato di usarlo, un momentino. Sì, lasci che le chieda una cosa, è una domanda... E avrei voluto fare anche in aula. Se il ragazzo avesse comprato il coltello per usarlo contro suo padre, come mai ha mostrato quella che sarebbe stata l'arma del delitto a 3 amici suoi appena un paio d'ore prima dell'omicidio? Chiacchiere, tutte chiacchiere, signore mio. Quel ragazzo ha mentito e lei lo sa benissimo. Può darsi che abbia mentito, può darsi. Lei pensa che abbia mentito? Che domanda stupida, certo che ha mentito. E lei? La conosce la mia risposta a mentire. Lei pensa che abbia mentito? Io non ne sono sicura. Cosa? Di che cosa non è sicura? Ma
scusi, lei chi è? L'avvocato del ragazzo? Come si permette di venire qui a farci il controinterrogatorio? Non è quello che dovrebbe succedere quando si riunisce una giuria. Vabbè, intanto qui ci sono ancora 11 di noi che credono che sia colpevole. Già, dove è intenzione di arrivare? Non riuscirà a far cambiare idea a nessun altro. Quindi se vuole fare l'ostinato e boicottare questa giuria, faccia pure. Il ragazzo verrà processato di nuovo e condannato, quanto è vero il Dio. Probabilmente ha ragione. E allora che dobbiamo fare? Restiamo qui tutta la notte? Ma è solo una notte. E c'è un ragazzo che potrebbe morire. No, Gesù, qualcuno ha un mazzo di carte. Non sembra il caso di scherzarci. Cosa vuole che faccia? Gli dica qualcosa. Ma io non vedo che cosa c'entri tutta questa storia del coltello. C'è qualcuno che ha visto un ragazzo che accoltellava il padre. E allora di che altre prove abbiamo bisogno? Mentre voi chiacchierate, io ho tre garage che vanno in malora. Facciamola finita e andiamo. Per la pubblica accusa il coltello era molto importante. Ha passato l'intera mattina. Ma che ne sa quello? Era il 15° assistente sostituto. Penso che sia il caso di andare avanti. Queste considerazioni marginali servono solo per farci perdere tempo. Allora? Lei è l'unico a pensarla diversamente. Già, l'unico. Stiamo perdendo tempo. Ho una proposta da farvi. Voglio proporre un'altra votazione. Vorrei che voi 11 votaste segretamente per iscritto. Io mi astengo. Se ci sono ancora 11 voti per colpevole, non insisterò. Porteremo immediatamente al giudice un verdetto di colpevolezza. Ma se qualcuno vota non colpevole, restiamo. Ne parliamo a fondo. Tutto qui. Se volete provarci, io sono pronto. Finalmente parlo da persona ragionevole. Giudicato, non va bene. D'accordo, facciamo. Mi sembra onesto? Sì. C'è qualcuno che non è d'accordo? Passate queste. A raccontarti la triste storia del povero ragazzo che non poteva che diventare un criminale e ti commuovi e cambi il voto. Mi viene da vomitare, mi viene. Già che ci sei, perché non gli fai anche l'elemosina? Aspetti un attimo, lei non mi può parlare con questo. Ma piano, che vergogna. Lei non può darmi faccia. Va bene, calmiamoci. Dico, l'avete visto? Sieda, si arrabbia troppo facilmente, lasci stare, non ha. Certo che mi arrabbio, ci mancherebbe. Noi siamo qua per cercare di sbattere sulla sedia che si merita. Un delinquente, un criminale, e arriva quello a raccontarci le favole. E dobbiamo pure starlo a sentire. Calmi. Perché dovrei calmarmi? Le piace l'idea di un assassino conclamato che se ne va per strada, A questo punto restituiamogli il coltello, così gli semplifichiamo le cose. Adesso smettiamola di urlare. Qualcuno ha qualcosa di costruttivo da dire? Sì, grazie. Io vorrei dire qualcosa. Ho sempre pensato che in questo paese un uomo avesse il diritto di avere le sue opinioni, anche se impopolari. Cambiamo argomento. Perché ha cambiato il voto? Non ha cambiato il voto. Sono stato io. Cosa? Volete che mi dica perché? No, per me può anche farne a meno. Beh, comunque, se non vi dispiace, vorrei spiegarmi. Dobbiamo stare a sentire per forza! La smetta, lo lasci parlare! Grazie.
questo signore si è messo da solo contro di voi. Non dice che il ragazzo non è colpevole, è solo che non è sicuro. Beh, non è facile mettersi contro tutti e farsi mettere in ridicolo. Ha cercato appoggio e io gli ho dato rispetto alle sue ragioni. Probabilmente il ragazzo è colpevole, però voglio saperne di più. Per adesso i voti sono 10-2 e sto parlando, lei non ha non la sente e non la sentirà mai. Vabbè, se il discorso è finito possiamo provare a procedere, no? No, no, volevo fare una pausa, manca una persona, aspettiamo. Vabbè, sembra che siamo arrivati ormai a un punto morto. Insomma, questa cosa del vecchio proprio non me l'aspettavo. Voglio proprio sapere come ne usciamo. Sa che nella pubblicità... Io l'ho detto che lavoro in agenzia. Sì, è vero, io l'ho detto. Beh, c'è della gente strana. Beh, non proprio strana, ma che si esprime in modo inconsueto. Capisce cosa intendo? Beh, sarà lo stesso anche nel suo lavoro. Lei che lavoro fa? Sono orologiaio. Davvero? Sono sicuro che i migliori orologiai sono proprio gli europei. Beh, insomma, come le dicevo, nella mia agenzia, quando ci troviamo in una riunione e arriviamo in un punto morto come questo, c'è sempre qualcuno che se ne esce fuori con qualche idea. Ma la cosa che mi fa più ridere sono le frasi che escono fuori. Che so, c'è un tipo che dice, sentite tutti, ho un'idea. Prendiamo il prodotto e mettiamolo su un portabandiera e vediamo se qualcuno gli fa il saluto. Oppure, facciamolo salire su un autobus e vediamo se scende a Wall Street. Le cose più assurde, però fanno ridere, almeno a me fanno ridere. Senta signora, prima sono stato un po' scortese, sa come succede, non volevo offenderla. Lei fa il rappresentante per caso? Faccio l'architetto. Lo sa cos'è una vendita persuasiva? Lei è un esperto, se lo lasci dire. Io uso un'altra tecnica, barzellette e qualche bicchierino, cadono giù, come pete. L'anno scorso ho fatto 27.000 dollari solo con la vendita del marmellata di arancia. E le assicuro che non è male, se ha presente la marmellata di arancia. Perché lo fa? Si diverte? Il ragazzo è colpevole. Quindi andiamocene tutti a casa, prima di perdere la voce. Che differenza fa se perde la voce qui o alla partita? Nessuna, amico. Proprio nessuna. Bel gruppetto, eh? Ah, penso che siano come tutti. Mm. Quello che strilla, quello che ci parlava di suo figlio, il modo come l'ha fatto, è stato imbarazzante. Sì. Che giornata tremenda. Pensa che saremo qui molto? Non lo so. Avremmo già dovuto concludere, ma a me non importa. Meglio qui che al lavoro. Pensa sia innocente? Non lo so. È possibile. Boh. È sicuramente colpevole, non c'è dubbio al mondo. Supponga di essere lei quello incriminato. Non sono abituato a fare delle supposizioni, sono un semplice operaio. Le supposizioni le fa il mio capo. Però una voglio provare a farla. Supponga che ci convince tutti e il ragazzo ha davvero accoltellato il padre. Bene signori, rimettiamoci seduti. Da tanto che ceneremo qui. Rimettiamoci al lavoro. Chi vuole cominciare? Io volevo dire. Mi scusi. No, mi scusi lei. Non volevo io. Non c'è problema, dica pure. Io volevo dire una cosa, probabilmente non è essenziale, ma comunque. Il ragazzo aveva un movente per uccidere il padre. E le botte e tutto il resto. Allora, se non è stato lui, chi è stato? Chi altri aveva un movente? Non è che uno se ne va in giro a uccidere una persona se non ha un motivo, a meno che non sia matto. Per quanto ne so io, noi dobbiamo decidere se il ragazzo accusato è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Qui non ci interessano i moventi che poteva avere qualcun altro, quello è compito della polizia. Molto giusto, ma non possiamo fare a meno di tenere a mente l'unico movente che conosciamo e non possiamo fare a meno di chiederci chi altri poteva avere un movente. È una concatenazione logica. Il signore ha fatto una domanda molto ragionevole. Qualcuno l'ha ammazzato, se non è stato il ragazzo, chi è stato? Mogilevski! Ehi, sta parlando di nuovo creato!
Se non ha altro da dire, a parte le battute di spirito, forse farebbe meglio ad ascoltare. Va bene, stavo cercando di scaricare un po' la tensione. Avanti, forse. Forse mi può rispondere lei. Chi altri poteva ammazzare il padre del ragazzo? Non lo so. Non è che il padre fosse quello che si dice un cittadino modello. L'avvocato del ragazzo ha sottolineato il suo passato nella arringa conclusiva. Era stato in prigione una volta. Era noto per essere un giocatore accanito ed un perdente cronico. Passava un mucchio di tempo nei bar del quartiere. Dopo un paio di bicchieri qualche volta alzava i pugni, di solito contro una donna. Era un uomo duro, crudele, selvaggio, che non è mai riuscito a tenersi un lavoro per più di 6 mesi in tutta la sua vita. Quindi, un po' di possibilità ci sono. Avrebbe potuto essere ucciso da uno dei molti con cui era stato in galera, da un allibratore, da uno che aveva picchiato, da una donna che aveva rimorchiato, da chiunque fra quelli con cui se la faceva di solito. Madonnina santa, questo è il più grosso mucchio di cavolate che abbia mai sentito. Va bene, sappiamo che il padre era un balordo, ma questo che... Non ho sollevato io la questione. Mi è stato chiesto chi altri avrebbe potuto ucciderlo e ho dato la mia risposta. Quel signore lì ha fatto una domanda diretta. Siete tutti avvocati qui, bravo. Va bene, allora provi a rispondere a quest'altra di domanda. Il vecchio ha detto di aver sentito il ragazzo che gridava e poi ha detto ti ammazzo. E subito dopo un corpo che cadeva a terra e poi ha visto il ragazzo che correva fuori dall'edificio. Che cosa significa? Mi chiedo quanto il vecchio abbia potuto sentire bene la voce del ragazzo attraverso il soffitto. Non l'ha sentita attraverso il soffitto, aveva la finestra aperta ed era aperta anche la finestra del piano di sopra, era una notte molto calda. La voce veniva da un altro appartamento e non è facile identificare una voce, specialmente la voce di uno che grida. L'ha identificata in aula, ha riconosciuto la voce del ragazzo tra altre 5, bendato. Bendato! Ma quello era solo uno spettacolo, per blandire l'ambizione della pubblica accusa. Sentite, il vecchio conosceva molto bene la voce del ragazzo, hanno vissuto per anni nello stesso palazzo, ma identificarla con certezza dall'appartamento di sotto. Non è possibile che si sia sbagliato, che abbia pensato che il ragazzo fosse di sopra e abbia automaticamente deciso che la voce che aveva sentito era la sua. Mi pare un po' tirata per i capelli. Altro che! Senta, il vecchio ha sentito il corpo del padre che cadeva e poi, 15 secondi dopo, ha visto il ragazzo che correva fuori di casa. Lo ha visto! Scacco! E non dimentichiamo che la donna dall'altra parte della strada, la donna ha guardato dritto fuori dalla finestra e ha visto il ragazzo che accoltellava il padre. Dico, se per lei non è sufficiente... No, per adesso no. È come parlare con un telefono staccato. La donna ha visto l'omicidio attraverso i finestrini di un treno sopraelevato che passava. Il treno aveva 6 vagoni e lei l'ha visto attraverso gli ultimi 2. Si è persino ricordata dei particolari più insignificanti. Non vedo cosa possa avere da dire. Che cosa dice? Non lo so, non mi torna. Ah, non gli torna, non gli torna. E allora si fermi un attimo e raccolga le idee. Intanto noi... Mi chiedo se qualcuno di voi ha idea di quanto ci mette un treno sopraelevato. Prego. Ecco, a me. No, no, stia attento lei, guardi che sono bellissimi. Non siamo qui per giocare. Siamo qui per giocare. Ma è modo di comportarsi, questo l'avevo visto. Seduti. Mi verrebbe proprio voglia di darvi una lezione. Niente risse. L'avete sentito? Non siamo qui per giocare con chi crede di avere a che fare. Va bene, adesso è tutto a posto. Sì, a posto un corno. Pretendo delle scuse. Oh, quando la fa lunga e va bene si scusa, possiamo stare a sentire cosa da dire. Mi chiedo se qualcuno di voi ha idea di quanto ci mette un treno sopraelevato che procede a velocità media ad oltrepassare un determinato punto. E questo che c'è? Quanto? Provate a dirlo. Non ne ho la minima idea. Lei che pensa? Non so, penso 10. 12 secondi. Dove vuole arrivare? Mi pare una stima accettabile. Qualcun altro? Sì, mi sembra giusto. A che serve questo indovinello? Lei che direbbe? Sì, più o meno 10 secondi. Va bene, diciamo 10 secondi, arrivi appunto. 10 secondi. Ci vogliono 10 secondi perché un treno di 6 vagoni oltrepassi un determinato punto. E adesso diciamo che quel punto è la finestra aperta della stanza dove è avvenuto l'omicidio. Se ti sporgi da quella finestra puoi quasi toccare i binari, giusto? Sì. Ora voglio chiedervi una cosa. Qualcuno di voi ha mai vissuto vicino ad una ferrovia? Io ho appena finito di verniciare un appartamento che affacciava direttamente sui binari. Non faccio l'indiachino. Ci sono stato 3 giorni. E com'era? In che senso? È rumoroso? Accidenti.
ma nella mia categoria non ci facciamo molto caso. Siamo tutti un po' intronati. Io tempo fa ho abitato in un appartamento al secondo piano, vicino ad una ferrovia. Quando la finestra è aperta e passa il treno, il rumore è quasi insopportabile. Non riesci neanche a sentire i pensieri che hai in testa. Va bene, d'accordo, non senti i pensieri. Vogliamo andare al punto, per favore. Certo, prendiamo le due testimonianze, cerchiamo di metterle insieme. Prima quella del vecchio, nell'appartamento di sotto. Ha detto di aver sentito il ragazzo gridare "ti ammazzo" e un secondo esatto dopo un corpo cadere a terra. Un secondo, giusto? Sì, sì. E poi c'è la donna, quella che vive dall'altra parte della strada. Ha sostenuto di aver guardato fuori dalla finestra e di aver visto l'omicidio attraverso gli ultimi due vagoni. Giusto? Giusto, giusto. Dove vuole arrivare? Abbiamo stabilito che un treno impiega circa 10 secondi ad oltrepassare un determinato punto. Dato che la donna ha visto l'accoltellamento attraverso gli ultimi due vagoni, possiamo desumere che il corpo sia caduto a terra proprio mentre stava passando il treno. E quindi il treno, con tutto il suo fracasso, stava passando davanti alla finestra del vecchio da buoni 10 secondi prima che il corpo cadesse. Il vecchio, stando alla sua stessa testimonianza, avrebbe sentito il ragazzo gridare "ti ammazzo" e un secondo esatto dopo un corpo cadere a terra, proprio mentre il treno gli stava passando sotto il naso. E quindi non è possibile che lo abbia sentito. Ma che idiozia, certo che l'ha sentito. Lo pensa davvero? Sì. Il vecchio ha dichiarato che il ragazzo ha gridato e per me è sufficiente. Ah, se anche ha sentito qualcosa non avrebbe potuto identificare la voce del ragazzo con il treno che passava. Lei sta parlando di una manciata di secondi. Nessuno può essere così preciso. Io penso che un testimone che può mandare sulla sedia elettrica, un essere umano, debba essere più che preciso. Io non penso che abbia potuto sentire. Sì, forse non l'ha potuto sentire, cioè troppo rumore. Che state dicendo? Ma siete pazzi! È sicuro. Che cosa ci guadagnerebbe? Perché dovrebbe mentire? Magari attirerà un po' l'attenzione. Aspetta, lei ogni tanto se ne esce con queste sentenze memorabili. Perché non le porta a qualche giornale? Gliele pagano $3 l'uno. Ehi, ma come si parla? Sì, ma non è questo. Tempo veramente sulla cosa canziale. Andrebbe preso a calci. Mi tocca le mani di dosso, non si può. Ma per rispetto, no, signore. Non si permette mai. Se si rivolge da lui ancora in questo modo, le assicuro che la pesto per bene. La smetta. E lei ci dica tutto quello che vuole. Perché pensa che il vecchio potrebbe mentire? È solo che l'ho guardato molto a lungo. Aveva la giacca scucita sotto il braccio. Ci avete fatto caso? Insomma, presentarsi in tribunale conciato così. Era un uomo molto vecchio, con la giacca strappata, e camminava molto piano per andare al banco dei testimoni. Trascinava la gamba a sinistra e cercava di nasconderlo perché si vergognava. Penso di conoscerlo meglio di chiunque altro qui dentro. Eccolo lì, un vecchio tranquillo, spaventato e insignificante, che non è mai stato nessuno per tutta la vita, che non ha mai avuto riconoscimento, mai il nome sul giornale. Nessuno lo conosce, nessuno lo prende in considerazione. Dopo 75 anni, nessuno gli chiede mai il suo parere. È una cosa molto triste essere nessuno. Un uomo così ha bisogno di essere riconosciuto, di essere ascoltato, di essere preso in considerazione almeno una volta. È molto importante. E sarebbe molto dura per lui scomparire di nuovo nell'ombra. Aspetti un attimo. Sta dicendo che ha mentito solo per sentirsi importante almeno una volta. No, non mentirebbe davvero. Forse si è autoconvinto di aver sentito quelle parole e di aver riconosciuto la faccia del ragazzo. Questa è la storia più assurda che abbia mai sentito. Come le viene in mente? Che ne sa lei, eh? Signori, questo caso è basato su una successione di fatti logiche e ragionevoli. Teniamoci a quella. I fatti possono essere colorati in modo diverso a seconda della personalità che li presenta. Con una pastiglia per la tosse? Dite quello che volete, ma io ancora non riesco a capire come si possa credere che il ragazzo non è colpevole. C'è un'altra cosa di cui vorrei parlare. Penso che abbiamo provato che il vecchio non abbia potuto sentire il ragazzo che diceva "ti ammazzo". No, 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 no
che lo abbia sentito realmente, quella frase. Quante volte ciascuno di noi la dice? Centinaia, probabilmente. Ragazzino, se lo fai di nuovo ti ammazzo. Tesoro, potrei ucciderti per questo. Dai, Rocky, ammazzalo! Lo diciamo tutti i giorni, ma questo non significa che abbiamo realmente intenzione di ammazzare qualcuno. Aspetti un momento, che cosa sta provando a farci credere? La frase era ti uccido, eh? E il ragazzo l'ha gridata a pieni polmoni. E non mi venga a dire che non diceva sul serio. Chiunque dica una cosa del genere fa sul serio. Beh, oddio, non saprei. Mi ricordo che un paio di settimane fa ho litigato con la collega che lavora in banca accanto a me. Lei mi ha dato degli idioti, allora io l'ho urlato che la... State attenti! Questo signore qui sta cercando di farci vedere le cose diverse da come sono. Il ragazzo ha detto che l'avrebbe ammazzato e lo ha fatto! Ma pensa davvero che il ragazzo avrebbe gridato una cosa del genere in modo da farsi sentire da tutto il vicinato? Andiamo! Certo. Io non penso, è troppo intelligente. Intelligente! Intelligente! È un ignorante straccione qualunque! Non gli hanno neanche imparato a parlare! Insegnato. Voglio cambiare il mio voto in non colpevole. Come? Cosa no? Sì, no. È sicura? Sicurissima. Il voto è 9-3 per colpevole. Ditemi, se non è un'assurdità, su che si basa? Sulle storie che si è inventato questo qui? Dovrebbe scrivere libri gialli, farebbe una fortuna. Senta, davanti a lei ci sono i fatti belli, chiari, e dicono tutti che il ragazzo ha ucciso il padre. Tanto c'era il suo stesso avvocato, ha capito fin dall'inizio che non c'era niente da fare. Il suo avvocato si vedeva benissimo. Merita la sede elettrica. Ma vero? È successo altre volte che qualcuno sia stato arrestato e condannato a morte per omicidio e che, anni dopo, qualcun altro abbia confessato il delitto. Qualche volta... Qualche volta. Qualche volta, i fatti così chiari che abbiamo davanti sono falsi. Stavo parlando a lei, non a lei. Che tipo, eh? Senta, il ragazzo aveva un avvocato. È il suo avvocato che ha esposto il caso. Come mai lei ne sa così tanto? L'avvocato è stato nominato d'ufficio. E che vuol dire? Potrebbe voler dire molte cose. Potrebbe voler dire che non voleva il caso, potrebbe voler dire che non era per niente contento di essere stato nominato. È uno di quei classici casi che non gli porta niente, niente soldi, niente gloria, neanche molte probabilità di vittoria. Non è una situazione molto invitante per un giovane avvocato. Per combattere davvero dovrebbe avere molta fiducia nel suo cliente e, come ha notato lei stesso poco fa, evidentemente non ce l'aveva. Certo che no, chi l'avrebbe avuta? Gesù Cristo sceso in terra. Guarda che ore sono. Scusate, io ho preso degli appunti. Ci mancavano gli appunti. Vorrei dire qualcosa, per favore. Ho ascoltato molto attentamente e mi sembra che quest'uomo abbia degli ottimi argomenti. Da quel che emerge dal processo, il ragazzo sembra colpevole, ma forse se andiamo più a... Si sbrighi, per favore! Silenzio! Vorrei porre una domanda. Noi riteniamo che il ragazzo abbia commesso un omicidio, ha pugnalato suo padre nel petto ed è scappato via. E questo succedeva a mezzanotte e 10. E come lo ha preso la polizia? Indovino. È stato catturato da due agenti del lato di casa sua, 3 ore dopo. È tornato a casa ed è stato catturato. Ora, la mia domanda è, se avesse davvero ammazzato suo padre, perché sarebbe tornato a casa 3 ore dopo? Non avrebbe avuto paura di essere preso? Tornato a casa per riprendersi il coltello, perché sa, non è una cosa carina lasciare in giro coltelli piantati nel petto della gente. Specialmente se sono parecchi. Certo. Il ragazzo sapeva che c'erano persone che potevano identificare il coltello per quello stesso che lui aveva appena comprato. Doveva tornare a riprenderlo prima che finisse in mano la polizia. Se sapeva che il coltello poteva essere identificato, perché l'ha lasciato lì? Beh, possiamo presumere che in preda al panico sia fuggito dopo aver ammazzato il padre e che quando si è calmato ha realizzato di aver lasciato il coltello. Allora vorrei sapere come lei definisce il panico. Era calmo abbastanza per assicurarsi che sul coltello non ci fossero impronte. E allora dove è cominciato questo panico e quando è finito? Senta, lasci stare tutte le altre cose. Il ragazzo è tornato comunque a casa per riprendersi il coltello e per sbarazzarsi. Certo. 3 ore dopo? Sì, certo. 3 ore dopo. Se fossi stato il ragazzo e avessi ucciso mio padre, non sarei tornato a casa 3 ore dopo. Avrei avuto paura di trovarci la polizia, sarei stato a larga, coltello o non coltello. Senta, lei prima ha votato colpevole. Da che parte sta? Non credo di dover essere fedele una parte o all'altra. Sto solo ponendo delle domande. Beh, sentite, a me viene in mente una cosa così.
Se io fossi il ragazzo e avessi fatto, insomma, l'accoltellamento e tutto il resto, correrei il rischio, tornerei indietro a riprendere il coltello. Scommetto che il ragazzo ha pensato che nessuno lo aveva visto e che probabilmente il corpo non era stato trovato. Dopotutto era notte fonda. Giusto. Sì, probabilmente ha pensato che nessuno avrebbe scoperto il corpo del padre fino al giorno dopo. Chiedo scusa, è proprio questo il punto. La donna dall'altra parte della strada ha testimoniato che un momento dopo aver visto l'omicidio, cioè il momento dopo che era passato il treno, ha gridato e poi è andata a telefonare alla polizia. Quindi il ragazzo deve aver sicuramente sentito quel grido e deve aver capito che qualcuno aveva visto qualcosa. Non credo sarebbe tornato se fosse stato l'assassino. Due cose. Primo, in preda al panico com'era, può non aver sentito il grido, magari poi non era così forte. Secondo, anche se lo ha sentito, magari non l'ha messo in connessione con quello che aveva fatto. Ricordiamoci che in quel quartiere gli strilli sono all'ordine del giorno. Può essere. Che il ragazzo abbia accoltellato il padre, non abbia sentito le grida della donna, sia scappato via in preda al panico, si sia calmato 3 ore dopo e sia ritornato per cercare di riprendere il coltello, rischiando di essere preso dalla polizia. Sì, forse le cose sono andate così o forse no. Penso che ci siano abbastanza dubbi per chiederci se per caso non era proprio lì al momento del delitto. Di che dubbi sta parlando? Se il vecchio l'ha visto correre fuori di casa, lei sta distorcendo i fatti, ecco quello che sta facendo. Il vecchio ha visto o non ha visto il ragazzo che correva fuori di casa a 10:30? Lui dice di sì, Cristo santo, ma lo sentite? E la donna dall'altra parte della strada ha visto o non ha visto il ragazzo che accoltellava il padre? Lei dice di sì. Sembra che per lei non abbia importanza quello che dicono le persone. A quello a cui vuole credere ci crede, a quello a cui non vuole credere no. Che modo di fare è? Perché pensa che le persone sono salite sul banco dei testimoni? Perché gliel'aveva ordinato il medico? Sentite tutti, qui si stanno cambiando i fatti e si dubita dei testimoni senza nessuna ragione. I testimoni possono commettere errori. Certo, quando fa comodo a lei. Non cerchiamo di non urlare. Continua a dirlo, ma forse quello che serve qui sono proprio un po' di urla. Questi stanno cercando scappatorie da tutte le parti. Ha sentito il grido, non ha sentito il grido. Che differenza fa? Sono solo dettagli. Vi state dimenticando le cose importanti. Insomma, sembra che... Signor Presidente! Propongo un'altra votazione. Tenta un po', stavo parlando. Mi è stata richiesta un'altra votazione. Sediamoci.